Buongiorno a tutti, io mi chiedo scusa, ho avuto adesso un'operazione dentistica piuttosto invalidante, quindi prenderò solo 5 minuti e poi cederò la parola a Roberto Pansardi, che è un nostro volontario e collaboratore da lungo tempo, clown dottore, che ha svolto diverse attività sia nella Striscia di Gaza che in West Bank. Prendo soltanto 3 minuti per portare un po' la mia voce, tanto come ricercatore, sono ricercatore presso l'Università di Milano Bicocca e mi occupo appunto di resilienza e trauma di guerra. E anche come clinico che in qualche modo ha cambiato il suo punto di vista proprio operando in terreni di guerra quali la Striscia di Gaza. Il mio intervento spero non tocchi la sensibilità e non offenda nessuno, ma potrebbe essere visto come un po' controcorrente. Inizierei con questa definizione rispetto a cosa significa trauma in Palestina. A mio avviso questa breve definizione prodotta da un geografo statunitense, Marshall, per me molto significativa, psichiatrizzare la resistenza. Il trauma è esattamente la via principale, la via regia per costruire socialmente un'immagine anche quella dei bambini palestinesi, come pazienti psichiatrici piuttosto che come resistenti. Non dico che non abbia avuto anche una buona funzione quella del trauma, che non ci sia sofferenza, non nego la sofferenza dei bambini palestinesi, ma mi piace citare anche un altro articolo del direttore dell'Istituto di Salute Pubblica dell'Università di Birzeit, Rita Giacaman. Il titolo di questo articolo è Sad or Sick, tristi o malati. Cosa sono questi bambini? Bambini malati o bambini che soffrono per una condizione di costante e violenta violazione dei diritti umani? E cosa fa la politica del trauma? Cosa fa la psichiatrizzazione della resistenza? La psichiatrizzazione della resistenza normalizza ciò che è abnormale, rende piatto, appunto sotto l'etichetta di post-traumatic stress disorder, quello che è una costante quotidiana, continua e sistematica violenza contro una società che deve essere annientata, la pulizia etnica. Post-traumatic stress disorder normalizza mettendo insieme il bambino palestinese che subisce le violenze e i soprusi di cui avete sentito parlare finora e il bambino israeliano che soffre perché arrivano i missili sulla sua casa, che ha un suo rifugio, ha un suo un sistema che è scolastico, educativo, sociale che lo può supportare dopo e anche durante l'evento bellico. Il bambino palestinese non ha niente, è un resistente. Tutte le azioni, quelle che vengono definite come disturbo antisociale, come accessi di aggressività, come evitamento, come intrusione, come disturbo antisociale e via dicendo, sono quotidiani gesti di resistenza, sono quotidiani gesti per riuscire in qualche modo a rispondere a un contesto che non ha mai un post trauma, è un ongoing trauma, un trauma cumulativo, continuato, è un trauma più della pace che della guerra, è un trauma della violazione e della negazione da parte della comunità internazionale del diritto del bambino palestinese. Allora ecco che forse l'occasione di lavorare nei territori palestinesi è l'occasione di mettere seriamente in discussione il concetto di post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder ha avuto all'inizio della sua carriera, anni 80-90, quando guadagnò il suo momento maggiore, una certa funzione anche nella denuncia di quello che avveniva appunto in queste terre. Ma poi è diventata la scusa appunto per espropriare questi bambini dell'agency, della modalità propria, della competenza imparata nella quotidiana vita all'interno di un contesto assolutamente deprivato per resistere contro un'occupazione violenta ed indecente. Il bambino
se viene definito come psichiatrico, perde tutta questa facoltà di agency. Non mi soddisfa nemmeno il concetto di resilienza. Il concetto di resilienza è altrettanto, come dire, controverso, ovvero come se una piccola parte di questi bambini, no, perché particolarmente privilegiati, possano in qualche modo trovare delle risorse così out of the blue, non si sa da dove, per resistere a questo trauma continuativo. No, non è vero. La società palestinese è la società che vive di Sumud. Sumud è un concetto forse non scientifico, no? Sumud è la perseveranza, la capacità di resistere del popolo palestinese, che è molto, di gran lunga, più significativo del concetto di resilienza e di trauma. Quindi penso che, insomma, una delle prime modalità, dei primi gesti per rompere un po' questa idea dell'industria del post-traumatic stress disorder, l'industria che muove milioni di euro che corroborano la nuova forma di colonizzazione sostenibile, l'Occidente che ancora una volta impone il suo punto di vista, ma senza dover poi, come dire, dover costruire strade e garantire il welfare come avveniva nel vecchio colonialismo. Allora, se vogliamo agire, dobbiamo agire per potenziare le competenze naturali di sopravvivenza di questi bambini, riconoscere il loro ruolo privilegiato, gli attori privilegiati e principali, come testimoni di violazione costante dei diritti umani e non piccoli, poveri bambini traumatizzati. Okay? Ciò non nega la sofferenza, ma ripeto, ragioniamo più se questi bambini sono tristi o malati. E lascio la parola a Roberto Pensardi.